Fare conti con l'ambiente, Ravenna 2015, siamo con Federico Colosi di Sogin. Ecco, una giornata dedicata ad un approfondimento sul tema dei rifiuti anche nel corso di questa manifestazione che peraltro tocca varie tematiche. Ecco, però vogliamo parlare del deposito dei rifiuti radioattivi che voi state appunto così costruendo, gestendo. Speriamo di essere nella condizione di localizzarlo e realizzarlo quanto prima. L'Italia è uno degli ultimi paesi in Europa, a democrazia avanzata, a dotarsi di un deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, che non è altro che un luogo sicuro, ambientalmente compatibile, che consente di gestire i rifiuti radioattivi derivanti da un'attività del passato in Italia, come la generazione di energia elettrica da centrali elettronucleari, e di gestire tutti invece quei rifiuti che si generano quotidianamente dall'attività di medicina, quindi diagnosi e cura, e dalle attività di ricerca, universitaria soprattutto, ma anche medica, e poi tutte le attività industriali in cui questo tipo di materiali radioattivi vengono utilizzati. Sogin è impegnata anche in un parco tecnologico, dicevamo prima. Vogliamo raccontare un po' di cosa si tratta? Beh, il parco tecnologico è forse il fiore all'occhiello di questa iniziativa, nel senso che in giro per il mondo ci sono centinaia di depositi nazionali di rifiuti radioattivi, ma nessuno di questi sorge all'interno di un parco tecnologico. Sarà la prima volta in Italia. Nei prossimi mesi avvieremo un'attività di dibattito pubblico con la cittadinanza, perché la trasparenza è fondamentale, e speriamo che al termine di questo percorso avremo individuato l'area e poi il sito in cui realizzare il parco tecnologico, all'interno del quale sarà realizzato anche il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, che è un luogo altamente tecnologico che consentirà di isolare definitivamente per 300 anni rifiuti radioattivi a bassa e media attività dall'ambiente e dalle popolazioni, e quindi di gestire definitivamente in sicurezza tutti quei rifiuti radioattivi che attualmente sono invece gestiti in decine di depositi temporanei in giro per l'Italia. Una domanda un po' pungente per concludere, noi siamo un po' pungenti perché facciamo informazione qua nel corso della manifestazione: come è possibile tutto questo in Italia? Beh, l'Italia è il paese del NIMBY per definizione, il not in my backyard, insomma, il paese in cui va bene tutto purché non vicino a casa mia. In realtà noi siamo però anche convinti che c'è un grave deficit che dobbiamo superare del passato, che è quello per cui le grandi infrastrutture sono state, se non imposte, calate dall'alto. In realtà, aprendo un dialogo, una informazione corretta, tecnicamente ben orientata con i cittadini, siamo molto confidenti che si potrà capire l'interesse per il paese di un progetto come questo, che è definitivamente un progetto paese, e quindi il vantaggio significativo che può rappresentare per l'ambiente e per la sicurezza e la salute delle popolazioni. Grazie Federico Colosi, Sogin, fare i conti con l'ambiente 2015.